Grazie Presidente. Chiaramente la nostra dichiarazione, la dichiarazione che nomino a nome del nostro gruppo è favorevole, mi preme, ma penso sia solo una leggera dimenticanza. D'accordo anche con un'occhiata d'intesa con il mio concittadino Gazzetti, consigliere, la tragedia del Moby Prince sicuramente è stata quella più grave, anche se non è avvenuta in terra, è avvenuta, ma è solo giustamente una leggera. Direi dovuta più che altro agli impegni, ai tempi che avevamo ora dedicato stamattina già al Consiglio. E pertanto è quello che appunto il voto favorevole è anche quello che vuole sottolineare come questa lungaggine che vengono purtroppo e si notano purtroppo continuamente nel corso di quelli che sono i processi. Abbiamo processi durati anni. E come al solito in questi casi quello che voleva essere una norma perché potesse abbreviare quelli che erano i tempi della giustizia italiana in una che è una cattiva abitudine di noi italiani l'abbiamo portata ad essere invece il contrario, ad essere quello di un altro ulteriore strumento per coprire le spalle ai mafiosi, agli assassini di Stato, agli assassini comuni. E porre ulteriormente, come dire, dei freni appunto al percorso della giustizia, togliere la dignità dei lavoratori, delle forze dell'ordine, dei tribunali che devono in breve tempo portare ad avere, vista la consoddisfazione e il compimento del loro lavoro, per poter appunto avere completato questo percorso che con le indagini, con il giudizio, le condanne e con la certezza dell'espiazione della pena si riesce ad avere una giustizia rapida, giusta qui in Italia. Pertanto ribadisco chiaramente il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie Presidente.